tutti! Oggi prepariamo un piatto tipico della mia città, Bari, davvero speciale, che è la cosiddetta chiella, cioè patate, riso e cozze. Ci serviranno patate a pasta gialla, pomodori o a grappolo o San Marzano in base alla stagionalità, prezzemolo, una cipolla dorata, aglio, le cozze, il pecorino ed il riso, meglio se arborio o violone nano. Le cozze le ho già pulite e le ho aperte. Trovate nel mio canale YouTube il video di come pulire ed aprire le cozze, perché in realtà questa preparazione richiederebbe le cozze aperte a mano, quindi a crudo, conservando e filtrando la loro acqua di vegetazione in una coppettina, insomma, lo troverete nell'altro video. Però, siccome non tutti hanno questa manualità, non tutti lo sanno fare, poi magari alcuni non hanno manco tanto tempo da perdere, possono essere tranquillamente anche aperte in padella. Quindi noi procederemo adesso aprendole in padella. Questa preparazione è molto semplice in realtà, però richiede qualche accorgimento. Quindi seguitemi e la prepariamo insieme. Sono aperte, ovviamente devono avere una cottura molto veloce, come avete visto nel video, scuotendole in padella in modo che arrivi il calore un po' dappertutto a tutte le cozze, perché devono aprirsi velocemente. E se qualcuno non si aprirà del tutto, non vi preoccupate, perché vorrà dire che il calore non l'ha raggiunta, e l'apriremo con il coltellino, sarà molto più semplice però che farlo a crudo. E adesso ne lasceremo alcune con metà guscio e altre totalmente prive di guscio, le mettiamo in una ciotola e filtriamo la loro acqua poi con un colino. Procediamo. Il riso a bagno in acqua fredda e lo lasciamo stare per un quarto d'ora, e nel frattempo prepariamo tutto quello che ci serve per comporre la teglia, iniziando dalle patate che ora taglierò a fettine sottili. Le patate andranno tagliate sottili, ma non troppo, mi raccomando, questo è lo spessore più o meno, mezzo centimetro. E una volta finito, insomma, di tagliarle, o man mano, insomma, le mettiamo a bagno in acqua fredda con un pizzico di sale grosso. E continuiamo con il resto della preparazione. Adesso abbiamo tutto quello che ci serve. Il riso, ovviamente, che prima era in acqua fredda, l'ho sgocciolato e l'ho sciacquato sotto l'acqua di nuovo per levare bene l'amido. L'acqua delle cozze filtrata l'ho assaggiata, fatelo sempre, perché spesso sono molto molto salate e la difficoltà di questa preparazione è proprio il sale, cioè la sapidità. Quindi se vi risulta troppo salata, stemperatela con un pochino di acqua naturale normale. Il triplo concentrato di pomodoro è una mia variante, lo aggiungo quasi sempre a questa preparazione perché secondo me ci sta benissimo, però secondo la ricetta tradizionale pugliese non è previsto. Adesso abbiamo tutto quello che ci serve, quindi procediamo con la preparazione e la composizione della chiella. Thank you.
pronta. Ora possiamo procedere con la cottura in forno a 200 gradi circa per una cinquantina di minuti. La tiella è pronta e ora non resta che assaggiarla.